Benvenuti tutti in camper, oggi una nuova avventura, ci avventureremo e andremo alla ricerca di fantasmini, ma no il fantasma formaggino, fantasma proprio, il vero fantasma. Andremo a vedere se troviamo il fantasma di Azzurrina. Fantasmone, bene, siamo in partenza, sono... come sono? Sono le ore, aspetto pure l'orologio, quindi questo va su per giù, le 8.45? No, sono le 9.30. Ah, le 9.30, figuriamoci. Stavo già un'ora indietro. L'hai messo un'ora avanti? L'altra volta? Non t'ho ricaricato, quasi ti spegnerei. Ok, quindi sono le 9.30 e adesso andremo a prendere l'autostrada qui a Loreto. Sono circa un'ora e... Tre quarti, quasi due ore di viaggio. 160-170 km. Niente, a posto, rimanete con noi, andiamo a scoprire questo castello che si chiama Castello di Montebello. E vi faremo sapere se abbiamo trovato il fantasma. A dopo, non ci lasciate. Ciao ciao. Andiamo, se questo parte, andiamo a fare il bigliettino, qui paghiamolo, vediamo quant'è, allora. Il pedaggio. Il pedaggio. Allora, mettiamo questo, soldi. Introdurre il denaro, avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Senti quanto chiacchiera qua. Lo prendiamo il denaro. Euro. Ritirare il resto. Arrivederci.
indipendenza. Siamo arrivati sull'area sosta. Questa è l'area sosta. Andiamo a leggere un attimo un po'. Andiamo a leggere cosa dice qua. Ecco, qui abbiamo carico e scarico delle acque. C'è pure l'acqua. Perfetto, l'acqua viene. E qui, ecco. Voglio leggere un attimo il cartello che dice qui. Niente, a posto, zona, qui dice il pullman, le strisce sono blu ma non capisco pagamento, mi sa che qui è relativo. Ok, andiamo da bere un attimo il cagnolino, qua, dai. E mentre noi in questo momento stiamo qui arrivati a questo parcheggio tostissimo e tanto togo, stanno salendo delle motociclette. Anzi, se ne sono proprio andati. Il castello è qui sopra qui e noi adesso con questa livella qua su andiamo a mettere un attimo due coni. Uno piano lì perché dobbiamo portarlo verso di là, quindi andiamo subito a prendere i coni. Allora, prima di andare a vedere il castelluccio, ci facciamo due lasagne, un po' di birra perché tanto rimaniamo fermi qui per tutta la notte, quindi possiamo un goccettino di birra ci vuole. E niente, un buon pranzo a tutti e poi andiamo a vedere il castello. Abbiamo un piccolo problema al frigorifero, che da gas non passa a gas perché c'è qualcosa qui che non va, o qui o la parte di là. Adesso vediamo un attimo di mettere un po' di svitol qui e vediamo se riparte. Missione compiuta, il frigorifero ora è perfetto, non lampeggia più, sta a gas e quindi possiamo partire, tutto perfetto, andiamo. Bene, lasciamo Gulliver qui in sosta. L'abbiamo messo bello parcheggiato su un posto dove non dà fastidio a nessuno e per non sbagliare abbiamo messo anche qua i piedini. Ok Gulliver, ci sentiamo dopo. Ciao bello, ciao 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 ciao. Ecco, adesso ci stiamo avviando verso il castello di Montebello. Da qui saranno circa 300-400 metri e intanto vi faccio vedere questa bellissima panoramica. Hanno detto 200-300 metri, ma qui stiamo a una pendenza di quasi al 14%. Certo che con la GoPro forse si vede poco, ma il freddone c'è. Fra circa 50 metri c'è un parcheggio, poi si proseguirà a sinistra, a destra, e saliremo ancora per alcuni metri.
poco più su, circa 80-100 metri, c'è un altro piccolo parcheggio per chi vuole venire, però qui sicuramente con le autovetture, perché penso che per i camper è un po' piccolino. Ecco, siamo arrivati al comune di Poggio Torriana Montebello e adesso saliremo qui e andremo lì al castello. Torriana è uno dei due centri principali che costituiscono il comune italiano di Poggio Torriana, in provincia di Rimini. Fino al 1938 aveva denominazione scorticata, già comune autonomo comprendente la frazione Montebello. Il 1 gennaio 2014 è confluito nel nuovo ente assieme al comune di Poggio Berni. Questa alle mie spalle è la torre del borgo, torre civica del borgo. Ecco, per chi si vuole leggere, fanno il film immagine, te la leggo. Gwendalina, detta Zurrina, è un personaggio leggendario, protagonista di una narrazione popolare della Romagna. Nata intorno al 1370, Gwendalina sarebbe stata figlia di Ugolinuccio o Uguccione di Montebello, feudatario di Montebello di Torriana, e sarebbe prematuramente scomparsa il 21 giugno del 1375, il giorno del solstizio d'estate. Si dice che fosse una bambina albina e che, siccome la superstizione popolare dell'epoca collegava l'albinismo ad eventi di natura diabolica, la madre avrebbe deciso di tingerle periodicamente i capelli di nero. Tuttavia, la tintura sarebbe stata fatta con pigmenti di natura vegetale estremamente volatili, i quali, complice la scarsa capacità dei capelli albini di trattenere i pigmenti, avrebbero dato alla chioma della bimba riflessi azzurri come i suoi occhi. In tale modo
Avrebbe avuto origine il soprannome di Azzurrina. A causa di questo fatto, il padre decise di farla vivere sotto la continua sorveglianza di due guardie, Domenico e Ruggero, e di non farla mai uscire dal castello per proteggerla dalle dicerie e dal pregiudizio popolare. Si dice che il 21 giugno 1375, mentre il padre combatteva in battaglia lontano dalla residenza, Azzurrina, sempre vigilata dai due guardiani, stava giocando nel castello di Montebello di Torriana con una palla di stracci mentre fuori infuriava un temporale. Secondo il successivo resoconto delle guardie, ad un certo punto la palla sarebbe caduta lungo le scale che conduce all'interno della ghiacciaia sotterranea e la bambina si sarebbe introdotta nella ghiacciaia all'intento di recuperarla. Le guardie avrebbero sentito un urlo provenire dalla ghiacciaia e sarebbero accorse nel locale, entrando nell'unico ingresso, ma non avrebbero trovato traccia né della palla né della bambina, che non venne mai più trovata. La leggenda vuole che il fantasma della bambina sia ancora presente nel castello e che faccia sentire la propria voce ogni 5 anni in concomitanza con il solstizio d'estate. Gelatino dopo la grande avventura all'interno del castello. Piccola sosta. Qua. Finalmente tornati a casa, siamo ritornati a casa che ci sta aspettando il nostro Gulliver. Eccolo là il nostro Gulliver.